Non ci siamo. Ma no, questo non gli somiglia neppure vagamente. Oh, adesso sì che ci siamo. Eccolo qua. Questo è lui. Ne avete altri così con la barba? Ce n'ho uno fresco di giornata, ma è arrivato 5 minuti fa da Napoli. Adesso ve lo faccio vedere. Guardate quanto è bello. È perfetto. Prendo anche lui. Grazie della preferenza, signore. Io mi chiamo Saverio Pezzullo. Piacere, San Filippo. San? San Filippo. Ah, il cognome. Oh, il cadavere qui accanto si chiama Salvatore. Coppola! Salvatore Coppola! Coppola, la signora. Piacere. San Filippo. Oh, signora, scusate, di che cosa si tratta? In pratica è come se fosse un film, solo che si recita a casa mia. Sì, però adesso uscite fuori che dobbiamo girare, grazie. Siamo pronti qua dietro? Sì? Pari dai, Afra, c'è tu moglie al telefono. Sono venuta a Cinecittà perché ho pensato che proprio qui avrei trovato i tipi giusti. Sì, scusate la curiosità, ma la retribuzione quanto sarebbe? 50.000 lire al giorno, tutti i giorni, dalle 10 alle 7 del pomeriggio. Allora? No, 50.000 lire al giorno vanno benissimo, figuratevi. Soltanto che non abbiamo capito cosa dovremmo fare. Cioè, aspettate, a casa vostra è come se fosse una recita, vero? Dunque, adesso vi spiego. Dovete sapere che mio marito, il cavaliere Ercole San Filippo, sta poco bene ed ha bisogno di una continua assistenza. Ah, no, e allora non possiamo fare niente, sì, no? Gli infermieri proprio no, perché a Salvatore gli dà fastidio proprio la vista del sangue. Ma fa impressione. Sì, lo so, ma mio marito non è un vero e proprio malato. È, come dire, eccentrico. Signor, scusate, che significa eccentrico? È convinto di essere Socrate. Allora è pazzo, signor. Pazzo, signor, vuoi dire eccentrico, è pazzo. Cioè, scusate, senza offesa, anche di mia nonna dicevamo che era eccentrico, ma che lei era proprio pazzo. Beh, pazzo, adesso non esageriamo. Certo, è stato dimesso da poco da una casa di cura, però non è pericoloso, per carità. Basta non contraddirlo sul fatto di Socrate e lui è tutto contento. Ci dite? Cioè, posso fare una domanda, Ma perché avete scelto proprio noi? Perché avete la barba. Signora, permettete, sono Marlon Cacace, esperto in ruoli filosofici. Come ben potete vedere, pure io ho la barba.
datasi che anni addietro ho partecipato a film di grosso impegno intellettuale, tipo Fellini, Bartolucci, Antonioni. Antonioni? Antonioni, un regista, sì. Ah. Roba pesante, insomma, che non si capisce mai che fanno. Insomma, 50.000 lire sarei disposto pure io a fare sto ruolo di discepolo di Socrate. Grazie lo stesso, ma non posso permettermi più di due discepoli, Antistene e Aristippo, e li ho già trovati. Signora, se permettete vorrei invitarla fuori stasera. Non so, una pizza, un filetto e baccalà si potrebbe parlare. Queste sono le tuniche plissettate. Queste sono le minigonne dell'antica Grecia. Hai capito? Oh, Caterina, niente scarpe? Niente. Come niente? Nemmeno un paio di sandali? Niente. A Socrate gli stavano antipatiche le scarpe. Caterina, quello è il vero problema, non sono le scarpe, ma i pantaloni. La casa è fredda, umida e da sotto sale un venticello che sta raffreddando tutta la situazione. La signora Mali non ci ha fatto mettere nemmeno le mutande. Dammo pure le mutande, gli stavano antipatiche a Socrate. Vi si dovete abituare. Pure io mi ci sono abituata. Piuttosto voi avete studiato la parte? Signore, non vi preoccupate, state in mano all'arte. Non ci sfuggirà una parola. Ah, questi sono i fogli che ci avete dato voi prima. Oh, soltanto, signora, a me personalmente mi è rimasto un dubbio. E quale sarebbe? Qua, signore, guardate, scusatemi, qui c'è scritto che a un certo punto devo dire a Socrate, Socrate, vedete qua, e lui mi domanda chi siete e io dico, io sono Aristippo, lui è Antistene, eccetera, eccetera. Io mi dico una cosa, se Socrate non dovesse dire chi siete, io che faccio, signore? Lo dice, lo dice. Ne siete sicura? Ogni volta che entra qualcuno lui dice sempre chi siete. Adesso seguitemi che voglio presentarvi lo psichiatra. Permette, dottore? Questi sono i discepoli. Permesso. Giorno. Giorno. Io torno subito, L'orologio. Ah, l'orologio è bello, dottore, mi piace. Questo è un Dottor Watch originale. Scusate, dottore, quello è un po' ignorante, ma un filosofo greco con Dottor Watch. Ma fa sempre figure di niente. Non si tratta dell'orologio in quanto orologio, altrimenti dovremmo togliere pure le lampadine, la radio, non lo so, la plastica. Il fatto è che Socrate, in quanto filosofo, non ammette l'esistenza del tempo assoluto. Gli stavano antipatici pure gli orologi? Li riteneva superflui. Per lui il tempo è un'astrazione mentale, non esiste. Come sarebbe, dottore, non esiste? Seguitemi. Il passato non è più. Il futuro non è ancora. Il presente, come separazione tra due cose che non esistono. Come fa a esistere? Non lo so. Voi potete farmi un esempio di qualcosa che è accaduto in questo momento? Non ho capito. Qualcosa che, per la quale potete dire è accaduto adesso? Non ho capito, che è accaduto? Sabato, che è accaduto ora? Che è accaduto? Francamente, guardate, in tutta sincerità, dottore, voi quando parlate, io non capisco niente, però mi affascinate, voi a me mi ipnotizzate. Stammi a sentire, se io ti faccio un rumore, tu puoi dire che questo rumore l'ho fatto adesso? E come non è accaduto? Gesù, voi voi l'avete fatto? No, perché nel momento che tu lo pensi, il rumore è già accaduto, quindi il rumore è passato. È passato. Mo è presente, mo! Perché? Perché mo lo fate. Vuoi dire che lo farò? Lo farete. Allora è futuro. È futuro. Invece è passato. Ma fottuto.
Ma che state facendo? Voi dovete stare attenti, ragazzi. Ma noi dobbiamo stare pure attenti che non si vede da sotto, dottor. Vabbè, questo non mi importa. Allora, vi stavo parlando del presente. Sì. È un guaio che non esiste il presente. Bravo, dottore, bravo. Con la disoccupazione che si sta in giro è un guaio, Salvatore mio. Ma boh, ma non è, dottore, che il passato poi si stava che, bene? C'è sempre stato. Ma che c'entra la disoccupazione? Gli sto dicendo un'altra cosa. Scusa. Per essere felici bisogna saper vivere il presente. Quando il presente non c'è, non si è felici. Tutti sono capaci di dire: oh, com'ero felice quando avevo 20 anni. E poi non è vero, perché non si era felice a 20 anni. Tutti sono capaci di vivere proiettandosi nel futuro. Farò, dirò. Il saggio invece è colui che realizza il presente. Il saggio è colui che quando ha sete beve, sente l'acqua fresca che gli scende per la gola e pensa: oh, quanto è bello bere. Il saggio è colui che quando ha fame mangia e mentre mangia pensa: oh, quanto è bello mangiare. Una bella tavolata, tutta insieme. D'altra parte, come diceva Hegel? Non lo so, tutto quello diceva tante cose Hegel, mo chi si ricorda. Hegel diceva: sì, il tempo è come l'essere. Mentre è, non è, e mentre non è, è. No, vabbè, questo l'abbiamo capito, è facile. No, io dico una cosa, se il tempo non esiste, noi come facciamo a sapere quando sono le 7 e ce ne dobbiamo andare, dottore? Non vi preoccupate, mando io Caterina ad avvisarvi. Adesso seguitemi. Scusate, signora, il dottore ha detto che il tempo non esiste. Ma per noi attori il tempo è molto importante. Da questo momento in poi mi chiami Santippe. E lei si ricordi di essere Aristippo, il filosofo del piacere. Va bene, signora. Invece Santippe. Lei è Antistene, il filosofo della rinunzia. Cosa pensava Antistene del cibo? Signora, mi sono distratto un attimo. Cosa pensava Antistene del cibo? Del cibo? Allora, Antistene, signor, quando voleva mangiare qualche cosa di buono, stava 3 giorni digiuno. Poi dopo, qualunque cosa si mangiava, tutto gli sembrava squisito. Bene. E in amore? Pure. In amore? Allora, in amore diceva... in amore si sceglieva la donna più brutta del paese. Diceva: la donna quando più è brutta, più c'è la probabilità che mi ami. Bravo. Ed ecco qua le vostre concubine. Questa è Laide, l'amante di Aristippo, e questa è Curpia, l'amante di Antistene. Signore, questa è sicuramente mia mamma. Oh, Socrate! Oh, Socrate! Oh, Socrate! Chi siete? Io sono Aristippo di Cirene e costui che è con me è Antistene, figlio di Antistene della famiglia degli Antisteni. Volete favorire? Oh sì, oh grazie, oh Socrate. Oh Laide. Oh Curpia. E oh Aristippo. Tu non sei Antistene. Non ho capito. Tu non sei Antistene. Gesù, quello l'ha detto Luca, allora non avete capito prima. Allora cosa fai? Tu mangi? Mangi. Mangio? No, mangi. No. Casomai fra 2 o 3 giorni, io vado pazzo per i cornetti standini. Se me ne conservate mezza. Di Diogene, che notizie mi date? Notizie di oggi? Di Diogene il filosofo. Ah, scusa, abbiamo capito notizie di oggi, cioè da una parola. Non... Ha detto così, devi mandare tanti saluti. Sì, ora che mi ricordo, ha detto proprio così. Salute a Socrate. Chi è? Sono Diogene, detto il cane. E cos'è che vuole? L'uomo, cerco l'uomo. Ma quale uomo? Qui non ci sono uomini e poi non compriamo mica niente dagli sconosciuti. Sta zitta, stupida schiava, che quello che io vendo non ha prezzo. Va piuttosto dalla tua padrona e dille che è arrivata la luce. Chi è? È quello della luce. Ma che vedo! Non è forse Venere costei che mi viene incontro? Ah, è di nuovo lei, eh?
Signora, io sarei pronto a buttarmi nel fuoco. Senta, giovanotto, per favore, se ne vado, non mi faccia perdere tempo. Abbiamo già tanti problemi. Vabbè, signor, come volete. Però prima permettetemi di baciarle la punta della mano. Grazie. Arrivederci. E di Cratete, che cosa mi dite di Cratete? Niente, lo so, Socrate, perché noi a Cratete veramente non ci siamo ancora arrivati. Noi siamo arrivati fino a Diogene. Guardate se vi dico bugie. Avessa morire Aristippa. Questi sono i compiti che ci ha dato la signora Sandippe. Ci dovevamo fermare al segno. Voi sapete dove si vende il pesce, no? Il pesce, dal pescivendolo, so. Bravo, bravo. E la frutta, dove si vende la frutta? La frutta dal fruttivendolo. Io però qualche volta l'ho trovato pure da standa. Come? Dalla standa di Atene, naturalmente. E la virtù? Dove si trova la virtù? Come si diventa uomini virtuosi? Questo, caro Socrate, proprio non lo sappiamo. E allora, amici, venite con me. Sì. Seguitemi. Diventerete miei discepoli peripatetici. Discepoli per? Peripatetici. Più patetici di noi qua, Socrate, tutti i piedi bagnati. Senti, io so di non sapere, ma tu che cosa sai? Io non faccio niente. No, noi non sappiamo niente, Socrate. Se ti chiedessi cos'è la verità, che cosa mi risponderesti? Se tu mi chiedessi cos'è la verità, io in verità ti risponderei... Decidi tu, Socrate, perché noi poi tanto facciamo sempre quello che dici tu. La verità è una dea pericolosissima, ma non tanto in sé per sé che andrebbe bene, ma per coloro che credono di possederla e la vogliono imporre agli altri. Eppure io sapevo che a dire bugie era peccato e si andava all'inferno, si andava. No, il contrario. È chi impone la propria verità agli altri che dovrebbe andare all'inferno. Bravo, Socrate. Antistene, Aristippo, sono le 7, potete andar via. Va bene. Signore, così non si può andare avanti. Io Antistene non lo voglio fare più. E qual è il problema? Qual è il problema? Questo qua mangia, beve, si abboffa. E voi chiedete vicino a me qual è il problema? O facciamo Antistene un giorno di ciascheduto, o cambiamo filosofo. Dico, lì ci sarà stato in tutta la storia della filosofia un altro filosofo che mangiava? Non è possibile, ormai lui la conosce come Antistene. E Antistene nella storia non mangiava. Sabato ti ha rassegnato a storie e storie. Socrate! Chi siete? Come chi sono? Sono Diogene, detto il cane. Di pure cane, ti ascolto. In casa tua, o Socrate, Sandippe ha introdotto due impostori. Loro dicono di chiamarsene Antistene e Poliestere. Tu Ipocrites? Ipocrites, che più Ipocrites, non si può! Comunque io sono pronto a entrare lì in casa e a smascherarli. Nel frattempo, per cortesia, se vi pigliate il mio numero telefonico, che... Tu hai fatto installare a casa tua il telefono. E con la segreteria telefonica, vai, ci ho messo una musichetta sotto che alla fine... Senti. Questa è la segreteria telefonica di Diogene, detto il cane. No. Lasciate pure un vostro messaggio, eccetera, eccetera, se no faccio tutta l'opera. Oh Diogene, che Zeus ti perdoni, tu che prolunghi le orecchie col telefono, tu che prolunghi gli occhi con la televisione e le gambe con l'automobile, perché non hai provato a espanderti con l'amore, in un gesto d'amore? Prolungherò, maestro, prolungherò, però adesso fatemi una cortesia, pigliate questo numero telefonico, l'ho scritto qua su sta carta, 746781, prefisso 06, se telefonare da fuori Atene, pigliate!
Socrate. Chi siete? Sono Mirto, la tua concubina. Il pranzo è servito e Xantippe ti sta aspettando. Mia adorata Mirto, mie guance di rosa, mia sezione aurea, mia divina proporzione, vieni. Vieni con me sul letto di Era. Lasciami stare, vieni sul letto di Era. Vieni sul letto di Era. Tu con me. Taci, giovenca, o pima, giovenca, taci. È Afrodite che ci chiama, è Afrodite che ci vuole. Lucrezio, è la signora che ci sta chiamando. Se non si va subito, si incassa. Ma tu devi obbedire, tu sei una schiava, mio 314. Tu sei una schiava, tu devi obbedire. Che succede qua dentro? Niente, signora. Socrate stava facendo il filosofo. Oh, Antistene, dammi piacere. Accetta due iammarielli freschi. Fa conto come se avessi già accettato. Antistene, gradisci una sfera di riso? Oh, Aristippo, Aristippo, tu pure sfrogolei la mazzarella. Non so, Antistene, tu sai i miei dubbi e le mie incertezze. Non so se devo ammirare di più quel tuo piatto vuoto, la continenza, il tuo digiuno, o non piuttosto il distacco di Aristippo, il quale mangia, mangia, certo mangia, ma detto fra di noi forse è più bravo. È più bravo perché schiavo del cibo, non lo sarà mai. Oh Socrate, in verità anch'io comincio ad avere dei dubbi sui miei principi e non è da escludersi che da qui a poco io possa imitare Aristippo nello mangiare. Per poi non essere pagato. Signor, signor, ma non vi state sempre vicino a me? Ma vedi Antistene, il vero filosofo professa la pateia. Non vuol sentire né piacere né dolore. E per il vero filosofo, soffrire mal di denti o anche il toccare una bella donna, beh, è la stessa cosa. Mirto, vieni qua. Siedi sulle mie ginocchia. Siedi sulle mie ginocchia. Vedete, amici, è una bella donna. Io le accarezzo una gamba, le tocco un braccio. E dovrei provare il piacere, secondo i sireneci, dovrei provare un gran piacere, invece ve lo giuro, io non provo proprio niente. Chissà, forse, non lo so, forse proverà piacere il mio corpo, ma chi se ne frega del corpo? E allora non ti dovrebbe importare neanche di questo! E di questo! Ma insomma, questo Socrate qua che allunga le mani! Sentite, io ho sopportato per anni, adesso non ce la faccio più, non ce la faccio più! E io ti ripudio! Io non ho più pazienza! Io ti ripudio! Io ti caccio da Atene! No. A chi cacci, vecchio rincoglionito che non sei altro? Ti mando io a quel paese, a te queste terre a mezzo servizio! E io che c'entro? Non è mica colpa mia! Basta! Questa è innocente! Innocente lei! Basta, è innocente! È innocente! Tre volte che bel filosofo! Oh, com'è bello mangiare! Santippe, più passa il tempo e più diventi brutta! Ti ripudio, Santippe, ti ripudio! Oh Socrate, tu non devi dare troppo peso a Xantippe. Sai bene che le donne non possono capire di filosofia, soprattutto poi quando ci sta un'altra donna per lo mezzo. Dico bene, Aristide? Certo, filosofi nervosi non si sono mai visti.
Non è vero che io sono pazzo. Io non sono Socrate. Non sono pazzo. Io non ho mai creduto. Non è vero che io credo di essere Socrate. Sabato, la pazza. La sola, la vera pazza qui dentro è mia moglie, è Santipera, signora. Ma è successo, ha avuto una grossa crisi nervosa, una grossa depressione, quella che si chiama una crisi di identità. E diceva, io non conto per nessuno, io non sono nessuno, nessuno mi ascolta. No, una volta non era così. Era romantico, era gentile. Quando lo conobbi ero ancora una ragazzina e lui aveva già i suoi 40 anni. Però ogni giorno mi scriveva una poesia, sa? Una volta me ne scrisse una che finiva così. Ed io che intesi quel che non dicevi, mi innamorai di te perché tacevi. La conosco, Lorenzo Stecchetti. Allora io, d'accordo con lo psichiatra, abbiamo deciso di fare qualche cosa perché si sentisse importante, responsabile. Abbiamo immaginato questa sceneggiata. Io sarei stato Socrate e lei Santipe. Scusate, perdonate la battuta. Meno male che non avete fatto Garibaldi, se no io e lui dovevamo fare i garibaldini. Facevi i miei mille. No, non scherzate, ma voi piuttosto, come vi siete ridotti a fare questo mestiere? Cavalieri, quando c'è il bisogno, non è che si può andare tanto per il sottile, avete capito? Certo, 10 anni fa sicuramente mi sarei rifiutato. Io modestamente sono stato a New York. Qui c'è sta Salvatore e vi può dire se dico bugie. Io ho studiato all'Actor Studium. Cavalieri, tutto vero. Se lo osservate bene, vedete che tiene tutta la parte destra di Al-Allad. Un po' dimagrito, ma Al-Allad, però. Ma Salvatore sta esagerando. Oddio, c'è stato un periodo che mi chiamavano il piccolo Humphrey Bogart. Vabbè, ma comunque ero pure più giovane, tenevo cappello, è un altro discorso. Cavalieri, io in America ho fatto la fame. Poi che volete fare? La vita è carogna. Disgraziatamente, poi a un certo punto me ne sono dovuto tornare in Italia. Come sarebbe a dire disgraziatamente? Ma tu non facevi la fame? Sì, ma facevo la fame americana, però. Cavalieri, quello una cosa è la fame americana e un'altra cosa è la fame italiana. Per non parlare poi della fame dell'Etiopia, vabbè, quella è una fame famosa in tutto il mondo, è nato fatta proprio. Cavalieri, io parto da un presupposto che, secondo me, quando uno va in un paese nuovo, la prima cosa che dovrebbe fare, dovrebbe chiedere, ma non so, pure hanno passante, hanno vigile urbana, si vede, scusate, in questo paese, che tipo di fame fate? Piuttosto, cavalieri, mo che si è scoperto tutto il segreto, voi che fate? Ci licenziate? No, signore, no, tutto come prima. Ah. Al contrario, anzi, dal momento che siete qua, dite, io potrei chiedervi un piccolo piacere. Come? Vedete, Socrate non vedeva la televisione. Io vorrei tanto vederla, ma non posso avere un televisore. Se vi dessi un assegno di 1 milione, non potreste domani comperarmene uno piccolino, in modo che possa nasconderlo? Salvatore, mi devi credere. Quando il cavaliere si è tolto la barba, io sono rimasto proprio come uno strunzo. Normale, vuoi dire? Come normale? O dottore, lui? Dottore, venite qua. Abbiamo saputo tutto. Il pazzo non è lui, è la moglie, la signora Amalia. E con questo? Come con questo? E perché non ce l'avete detto prima? Perché per me essere pazzo o essere normale è la stessa cosa. La verità è che sono pazzi tutte e due. Tutte e due? Ma a me, a dire il vero, lui non mi sembra tanto pazzo. Tanto è vero che ci ha dato pure un assegno. Un assegno? L'assegno di 1 milione. Vuole essere comprato un televisore. Veramente? Ecco, dico bugie. Avessamo lì sapere. Ma ve lo faccio vedere, l'assegno. Ecco qua, vedi. E come ha firmato? Gesù, come ha firmato? Ha firmato... Ha firmato Socrate. Socrate? Dottore, secondo voi questo è normale? Secondo me invece è pazzo furioso. Pure senza barba. Dire pazzo è esagerato. Diciamo piuttosto che vivi il tempo con intensità. Sapete, scuse. Perciò perdonate. Ma voi ogni tanto parlate di tempo. Che c'entra il tempo? Adesso ve lo dico. Spostatemi un momento questa valigia. Allora, il tempo è un'emozione ed è una grandezza bidimensionale, nel senso che lo puoi vivere in due direzioni diverse, in lunghezza e in larghezza. Se lo vivete in lunghezza, in modo monotono, sempre uguale, dopo 60 anni, voi avete 60 anni. Se invece lo vivi in larghezza, con alti e bassi, innamorandoti, magari facendo pure qualche sciocchezza, allora dopo 60 anni avrai solo 30 anni.
Il guaio è che gli uomini studiano come allungare la vita, quando invece bisognerebbe allargarla. Sì, vabbè, dottore, ma qua non si tratta di tempo, qui si tratta di assegni a vuoto. Ed è sempre una questione di tempo. Vedete, il cavaliere San Filippo non vive nel tempo attuale, lui vive nel V secolo avanti Cristo e vorrebbe avere due donne, la moglie e la concubina. La signora Amalia vorrebbe vivere all'epoca di Dante, nel dolce stil nuovo. Lei vorrebbe che qualcuno le scrivesse sempre delle poesie, perché è una romantica. Morale, sono pazze tutte e due. E a noi chi ci paga? Loro. Come pagano me, pagano pure voi. In contanti. Salvatore, a dire il vero, io sto molto preoccupato. Tu? Io mi sento addirittura avvilito, amico mio. Avanti, chi è? Stasera avete fatto tardi, sono le 8:15. Abbiamo fatto un po' più tardi, Caterina. Senti, Caterina, secondo te chi è più pazza, o cavaliere o la signora Amalia? E chi è che lo dice che sono pazzi? Un dottore, lo psichiatra. Ma quale psichiatra? Quello è il cugino della signora. Un giorno si traveste da psichiatra, un altro giorno si traveste da astronomo, un altro da prete. Quello, le mat. Signorile ha rivendicato al CSI la responsabilità di porsi come punto di riferimento anche per gli altri partiti laici e ha riproposto... No, e quando è troppo è troppo. E tu non fai niente. Ma cosa devo fare, scusa? Le ho tolto le chiavi, gli ho detto che quello lì, quel fioruccio, non lo deve più vedere. Cosa devo fare di più? Devi essere più duro. Adesso esce anche 3 sere alla settimana. Credi che siano in molte la sua età che tornano dopo l'una di notte? Ma se non è neanche mezzanotte, guarda. Ma lascialo stare quella croccolina, vedi che non funziona. Anzi, sarebbe ora che ti dicesse accomodarlo, sto coso. Eccola lì. Vuoi vedere cosa le dici adesso? Ma lo sai che ore sono? Certo che lo so. Hai una. Ma io sabato sono sempre tornata a l'una. Ragazzi, si può sapere che cavolo vi ha preso ora? Scusa, non ce l'ho con te. Credevo fosse la nonna. E l'una non è ancora tornata. Capirai, ha fatto Kim Basinger, ma lasciatela rilassare. Povera sbarba. Zitta e parla quando sei interrogata. Cosa vuoi capire tu della vita? Perché, tu ci hai mai capito qualcosa? Rispetta la tua mamma, eh? E tu rispetta la tua, eh? Di così eternamente voglio amarti ogni dì con tutto il cuore, solamente il tuo labbro sa dirmi le cose più belle, solamente i tuoi baci sa darmi felicità, come il sole sei tu della mia vita, che ogni giorno di più risplenderà. Le campane che suonano a festa al tramonto che muore, sembran dicano al vento ogni dì, voglio amarti così. Così, bravo. Il labbrone deve essere tondo da peccatrice.
Adesso è passato il rossetto. Non quello rosso, quello rosa. Fa più bambinone innocente. Ma tu mi fai capire così, ha già fa peccatrice o ha già fa bambinone? Tutti e due. L'uomo del nord, la donna la vuole peccatrice e bambinone. E ah, fai vedere, come fai la bambinone? No, questa è cretina, non è bambinone. Vieni, come stai? E Ferruccio che fa? Sta bene, sta bene. E il generale? Che deve fare, poverino? Si tormenta. Ma che fa? La botto. Ma vuoi capire o no che l'uomo va stimolato? Il vero guaio, Adelina mia, è che tu sei rimasta zitella. Veramente io sarei vedova. Se ti fossi sposato un capitano, saresti vedova. Ma dal momento che non te lo sei sposato, sei zitella. Azzitella in un morto. Posso avere l'onore, Carlotta? Manuele, scusami, ma si è fatto tardi. Sarà per un'altra volta. D'accordo. Va bene? Ce l'avevo io il tuo portafoglio. Non ricordi? L'avevi dato a me. Grazie, Carlotta. Sono sul piede di guerra. Soprattutto Crudelia è incazzata nera. Toro seduto cerca di difenderti come può, ma non ci riesce. Appena ci prova si prende una centra. Io vengo trattata da schifo, guarda, non so più che cavolo fare. Senti, ma tu cosa pensi di me? Che sei la nonna più galla del mondo. Che cosa sono? Sei la nonna più galla, piuttosto. Mima, io parto. E dove vai? Vado a Capri. A Capri? Sì, a Capri. E sto via per una settimana. Domani ritiro la pensione e dopodomani parto. Pensate come gli gireranno le palle ai Sapiens quando vorranno sapere. Mi immagino le loro facce. Ma con chi vai a Capri? Con Ferruccio? E con chi vuoi che ci vada? Senti, Carlotta, guardami fissa negli occhi. Voglio sapere precisamente questo Ferruccio che tipo è. È carino, carino, carino e dolcissimo. Perché vedi, nonna, tu non è che di sesso ci abbia mai capito molto parlando francamente, Sta tranquilla, anima mia. Ferruccio è un romantico. Il peggio che mi può capitare è che mi legga Prévert al chiaro di luna. No, 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 che non sto tranquilla. Sono proprio romantici quelli che più battono il pezzo. Ma no. Sì, ti giuro, una volta ne ho avuto uno io che era addirittura un vinaville. E io lo chiamavo la piovra, talmente era insistente. Oh mio Dio, ma no, alla mia età di piovre se ne incontrano molto poche. Non si sa mai, No, no, ti assicuro, sì. Buongiorno signorine. Generale, state qua anche voi per la pensione? No, noi militari, grazie a Dio, la riceviamo direttamente in banca. E Carlotta è dentro? Ah, generale, voi tenete la capa tosta. Non ve la volete togliere dalle cervella. Quella Carlotta, lo sapete, ha il cuore altrove. L'importante nella vita non è essere amati, ma amare.
Contento voi, contenti tutti. Buongiorno Carlotta, posso accompagnarti? No Emanuele, abbi pazienza, ma questa mattina ho mille cose da fare. Ci telefoniamo. D'accordo. Genera, avete visto? Se stavate a sentire a noi, sparagnavate una figura di niente. Vai, vai, vai! Vai! Carlotta, come stai? Ti senti bene? Bene, bene, ma tu sanguini, Emanuele. Vieni qui, fatti vedere. Non ti preoccupare di me, l'importante è che tu stia bene. Sì. Ma guarda un po', che tu hai fatto. Hanno tenuto il coraggio di si mettere un colacchio povero vecchio. Emanuele, che non già l'hanno ammazziato e tu chiama pure vecchio. Guardi, signora, che il suo conto non ha i fondi sufficienti per questo assegno. Ma come può essere? Dovrebbe esserci almeno... Sì, però ieri è venuto qui suo figlio, il dottor Tricarico, e ha quasi azzerato il conto. Ci sono solo 10.800 lire. La ragazza del mio cuore sei, ma baciare non ti posso mai. Sempre tra la gente te ne stai, ma sola non vuoi uscire mai con me. E poteva farlo? Ma sì, perché io come una stupida il mese scorso gli ho firmato una dedica. Ma perché? E perché? Perché si sono messi tutti e due a farmi il lavaggio del cervello. Specialmente Elda mi ha tolto il respiro. Mamma, se un domani ti succedesse qualcosa, è sempre meglio che anche Oscar possa accedere al conto. Pare che oggi così si usa per evitare le tasse di successione. Come un genitore entra in agonia, i figli lo abbandonano un momentino sul letto di morte e corrono di corsa in banca a trasferire i soldi su un altro conto. Ora immagino che avrai un immediato bisogno di denaro. Praticamente sì. Erano mesi che io e Ferruccio progettavamo una settimana a Capri. In economia, si intende. Sai com'è? Piccola pensione, niente lusso. Insomma, una cosa da studenti. Roba da mezzo milione e testa, tutto compreso. Ebbene, fino a ieri era Ferruccio a trovarsi in difficoltà. Adesso mi ci trovo io. Carlotta, io non vorrei urtare la tua suscettibilità, ma in nome della vecchia amicizia, della grande ammirazione che io... magari adesso non trovo le parole. Io sarei veramente felice se tu volessi accettare un mio prestito. Vuoi ballare? Per me non mi dire più di no. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor, per tutta la vita e per un giorno ancora. Ogni giorno guardo gli occhi tuoi, ogni notte sogno i baci tuoi, al mio cuore stringerti vorrei. Carlotta? 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 Allora Carlotta, mi raccomando, per qualsiasi cosa mi chiami a casa di Monica. Il numero ce l'hai, io invece ti chiamo la sera dopo le 9, quando sei alla pensione davanti alla tele, ok? Va bene. Come hai detto che si chiama la pensione? Pensione Aurora. Perché una pensione? Perché costa meno. Io francamente avrei preferito un bel albergo, vista sul mare, camere separate. Ma Ferruccio è un sentimentale. Dice che la pensione fa più casa e che con la matrimoniale si risparmia sino al 30%. Ok per la maxi. Tu però tienilo sempre in lista d'attesa, eh? Poi la velenosa pure con qualcun altro, capito? Ecco Ferruccio. Dammi i tuoi baci amor, dammi i tuoi baci amor. Vai tosta. Per un giorno ancora. E da quanto tempo è scappato? Da ieri mattina, è uscita verso le 9 e poi non è più tornata. Noi abbiamo telefonato a tutte le sue amiche, ma... E beh, l'ultima volta che l'avete vista, che portava addosso, che vestito aveva? Aveva un vestito verde e poi un cappello di Panama con una fascia verde. Un cappello di Panama? Sì. Ah, sto fatto del cappello di Panama mi sembra un po' strano a me. Che strano, scusi, lei quando esce si mette così sempre il cappello d'estate e il Panama. Con i ragazzi di oggi non ci si meraviglia più di niente. Si inventano una moda all'anno. No, scusi, cosa c'entrano i ragazzi?
Come cosa c'entrano i ragazzi? Ma perché questa Carlotta, quanti anni tiene? 65. 65 anni? Sì. Ma non è vostra figlia che è scappata? Ma no, signor commissario, lei non ha capito. Non è mia figlia che è scappata, è mia madre. Gesù, Gesù, Gesù. La conosco io tua madre. Quella lì, certamente in Svizzera. Vicino mare, facimmo amore, a cor a cor, pence spassare. Caro Don Carlo, lei che è il suo confessore ci deve aiutare. Ma lo sa che mia madre si è innamorata ed è scappata di casa? E allora? Ma come allora, scusi? Io le dico che una donna di 65 anni scappa di casa con un uomo e lei dice allora. E io che dovrei dire? Ma come che dovrei dire? Ma scusi, ma una persona di 65 anni che si comporta come ne avesse 16, ma le pare normale, scusi? Oscar, 16 o 65 è la stessa cosa. Il tempo è una convenzione. Serve solo a sapere chi è. Ma scusi, lei ha presente mia madre? Certo che l'ho presente. E così occhio e croce mi sembra pure più giovane di te. Perché vedi, Oscar, una tartaruga vive 100 anni. Un topo vive 3 anni. In Cina c'è una farfalla che vive solo un'ora. Come dice il poeta, un'ora vive la gialla farfalla e tempo ha che le basta. Prendimi la storia. Ora tu, a una farfalla che vive solo un'ora, non è che ci puoi dire, uè, aspetta 5 minuti che mo venga. Ma cosa c'entrano le farfalle adesso? C'entrano. Perché chi è che si innamora? Il corpo o l'anima di tua madre? Anima. E per un'anima che ha da vivere tutta un'eternità, che vuoi che siano 65 anni? Un istante. Allora, secondo lei, mia madre è tornata adolescente? No, signore, non è tornata adolescente. È adolescente. Vedi, figlio mio, esiste un tempo esterno ed un tempo interno. Il tempo esterno è quello degli orologi, quello dei calendari, ed è uguale per tutti. Il tempo interno, invece, è un fatto personale, nostro. È come il colore degli occhi, come il colore dei capelli, capisci? Ci appartiene ed è diverso da persona a persona. Ecco perché ci sono delle persone che magari hanno 50 anni, 60, 70 anni e hanno l'impressione di averne 20. La verità è che non si tratta di un'impressione. Veramente ne hanno 20. Mi scusi, Sam, ma queste sono soltanto parole. Quello che mi meraviglia è che proprio lei, che è un uomo di chiesa, possa giustificare la fuga di due amanti. Amanti, non esageriamo. Sì, amanti. Mi vergogno a dirlo perché si tratta di mia madre, ma... Caro Don Carlo, non ci sono dubbi, mia madre ha un amante. In guai, Oscar, che tu la cosa la vivi solo in termini sessuali. L'amore, invece, è un sentimento complesso. È un insieme di tante cose. È conforto, è tenerezza, è sostegno morale. Sì, ma è anche occasione di peccato, o no? Sì, peccato. Sai, è parola che è questa, il peccato. Per me, per esempio, il peccato maggiore è l'egoismo, che guarda caso è l'incontrario dell'amore. Per esempio, è peccato per una persona di 65 anni vivere solo per comprarsi CCT. Eppure non puoi sapere quanta gente c'è che lo fa e non se lo viene nemmeno a confessare. Secondo me questo Ferruccio è un avventuriero. Avrà saputo che mia suocera ha 9 appartamenti intestati e non molla la presa. Questa qui è solo la tua opinione, scusa. In effetti noi non lo conosciamo, può darsi che si sia innamorato davvero, invece. Di una donna di 65 anni? Cioè, tu vorresti farmi credere che quello lì vuole riportarsi a letto tua madre? Ma insomma... Certo è che da quando è morto papà, mamma non è più la stessa. Non ha mai voluto accettare la vedovanza, d'altronde era troppo giovane. Sì, ma adesso non è più. Potrebbe pure uscire di scena, no, non lo so, bisogna avere il fidanzato fin dentro la tomba. Quando la festa è finita, punto e basta. Secondo me Elda ha ragione. Cosa può volere un uomo da una donna di una certa età? Soldi, no? E noi questi soldi non glieli faremo avere. È per questo che ho riunito la famiglia. Punto primo. Dove sono scappati? Mimma, tu che cosa ne sai? So soltanto che se l'è telata. Ma cosa dice? Lasciala stare quella lì, che tanto non ti dice niente. È qui solo per spiarci e riferire tutto alla nonna. Esci subito di qui e chiudi in camera tua. Con molta piacere. Generale, lei che è tanto amico di mia suocera, potrebbe dirci dove sono scappati?
Vede, signora, io durante l'ultima guerra sono stato fatto prigioniero dagli inglesi, a El Alamein. Fui anche torturato. Non parlai allora. Si figuri se parlo adesso, che si tratta della felicità della mia amica più cara. Questo non ci impedirà di iniziare le pratiche di interdizione. Ma con quali prove? Con queste. Che cos'è quella roba lì? Oscar, scusami, ma ho dovuto farlo. Mettendo in ordine la stanza di tua madre, ho trovato il suo diario. E ora, nell'interesse tuo e di tutta la famiglia, ti leggerò qualche frase. Ascolta. Allora, ecco. Lunedì 18 febbraio. Il mio amato Ferruccio ha ancora bisogno di soldi. Questa volta ha avuto lo sfratto di casa. Col permesso di tutti, io andrei via. Pronto? Sì, sì, sta qui. Chi? Chi devo dire? Ah, la nipote da Milano. Subito me la chiama, aspetta. Signora, facite ambresa al telefono. C'è vostra nipote da Milano. Mima, che è successo? Ah, ho capito, sì, e poi? Beh, questo è troppo. Ed Emanuele che ha fatto? È andato via. Certo che Emanuele è sempre un gentiluomo. Peccato che sia così basso. Come? Mi vuole interdire. Senti, amore mio, tu adesso devi farmi un piacere. Di a tuo padre. Sì, sì. Dì a tuo padre che se vuole sapere dove sono andata, lo vado a chiedere alle signorine Bisogno. Vedete, io non so se faccio bene a raccontarvi tutte queste cose. Però voi siete il figlio. E certe cose se non le dico a voi, a chi lo dico? Certo è che se Carlotta sapesse che sto mettendo in piazza i fatti suoi, mi ammazzerebbe. No, ma falli pure senza paura, signora Antonietta. Noi siamo qui apposta per aiutare la mia mamma in questo momento così difficile. E parla, parla. Parlo? E se non parli adesso, quando vuoi parlare? E allora parlo. Vostra madre ha un male incurabile. Le restano solo 6 mesi di vita. Ma che cosa dice? L'ho accompagnato proprio io 2 volte a farsi gli accertamenti. Ma non è possibile, non ci ha mai detto niente. Ma quella è fatta così. Non vuole affliggere quelli che le stanno vicino. Nemmeno Ferruccio sa niente. Ma bisogna fare qualche cosa, io non lo so, io ho un amico che è uno specialista. Adesso vi do una bella notizia. Dica. Carlotta si sposa. Come si sposa? Sì, con Ferruccio, il suo grande amore. Ma che bella coppia, signor. Ah, li doveste vedere quando ballano il valzer di Strauss. La ra 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 ra, la 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 la. Sì, sposano domenica nella chiesa di Santa Chiara. E poi vogliono fare il viaggio di nozze a Parigi. E con quali soldi? Perché se non sbaglio questo Ferruccio non ha una lira. No, per questo non c'è problema. Carlotta mi ha detto che si vende 2 dei suoi appartamenti e con i soldi che acchiappa vuole fare il giro del mondo. Ha detto se la va la va, del domani non c'è certezza. A così hai detto? Nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, e ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, il più famoso è l'Aligalli, Aligalli, Aligalli. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi, gli altissimi negri, quello più basso, è alto 2 metri, noi siamo quelli che nell'equatore veniamo per... Antonio, c'è l'Aligalli! Signor, scusate, Adeli, c'è la Ligalli, ce lo perdiamo. Scusate. Siamo i Vatusi, gli altissimi negri, quello più basso, è alto 6 metri. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, lo siamo i Vatusi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo. Mio marito ha un cugino alla buon costume, se può servire. Ma come sei esagerata, scusa. Addirittura alla buon costume. Insomma, ragazzi, calma e sangue freddo, eh? Intanto non si sono ancora sposati.
E poi la mamma ha telefonato ieri che torna domani, no? La prima cosa da decidere è quella di far fare dell'indagine a un detective. Chi ci dice che questo Ferruccio non sia un pregiudicato? Ma col detective non alzate un cippo. Mia nonna è troppo giusta. Anche se Ferruccio fosse Valanzasca in the person, lei se lo cucca lo stesso, te lo dico io. Vabbè, allora te che sei tanto intelligente, cosa proponi di fare? The money. Io andrei dal maschietto e gli direi, ehi, cucador, qua c'è il cash, becca e schioda. Ma che cosa ha detto? È possibile che non la capisco mai questa qui? Ha detto che bisogna mollare un po' di soldi a quel Ferruccio lì. Vuole un whisky? Volentieri, grazie. O preferisce una vodka con ghiaccio? Va bene, ma non si disturbi. Io la bevo liscia, come i russi. Io mi scusi, ma io non so proprio da che parte cominciare. Lei è imbarazzato perché tra una settimana dovrà chiamarmi papà? Se questo è il problema, si tranquillizzi. La dispenso dal farlo. Sì, effettivamente non siamo molto preoccupati per questo matrimonio. Sia io che le mie sorelle pensiamo che non è bello, ecco, che nostra madre si risposi alla sua età. E invece lei è convinta proprio del contrario. Dice che i vecchi sono sempre d'impiccio e che quindi è meglio se si aiutano fra loro. Ma vedo che non è di questo che lei mi vuole parlare. Io la vedo a disagio. È come se avesse ingoiato un rospo e non riuscisse a tirarlo fuori. Sì, effettivamente sono a disagio. Insomma, signor Ferruccio, noi pensiamo che lei stia dietro a nostra madre solo per una questione di soldi. A questo punto dovrei offendermi. Ma insomma, sia sincero. Mia madre è bella, ma è soprattutto una bella nonna. Che attrattiva può avere se non i nove appartamenti? Ecco, l'ha detto lei. Per me forse può essere così. Ma per voi che siete figli, mi dispiace, ma i nove appartamenti non dovrebbero avere importanza. Al primo posto io metterei la felicità di mia madre. È proprio così, mi creda. Ma noi pensiamo che questo matrimonio sia una sciocchezza e che la felicità di nostra madre coincida con una sua partenza. Insomma, mi chiede di sparire. Questa è la nostra idea. E in cambio di cosa? Beh, noi abbiamo pensato di darle una somma, così, per consolazione. Quanto? Non so, 20, 30 milioni. Beh, mi sembrano un po' pochi. Specialmente se li mettiamo in relazione ai 9 appartamenti. Vede che ho ragione io. Non è questione di sentimenti, è solo questione di soldi. Perché per lei che questione è? Caro signore, lei è qui solo per salvaguardare l'asse ereditario. No, io sono qui perché mia moglie mi ha fatto una testa così. Se poi tutto questo si risolve in un immenso dolore per sua madre, a lei, alle sue sorelle, non importa un fico secco. Quindi, per favore, non facciamo i moralisti e parliamo d'affari. Lei mi offre 30 milioni. Sì. E io... ne chiedo 60. Ah, ma come esagerato. Facciamo 50. D'accordo. La vedo per l'ultima volta e poi esco di scena. No, guardi, è meglio che non la veda, sa, perché io mia madre la conosco, è capace di farle cambiare idea. Ma andiamo, un po' d'umanità. Non posso sparire nel nulla. Va bene, allora le mandi una lettera, non lo so. Eh no, certe cose vanno dette a voce. Va bene, allora le telefoni. Domani a casa mia alle 13:30 lei le fa una bella telefonata d'addio. Dopo aver ritirato l'assegno. Thank you.
Non è per te. Quanto ti hanno dato? Beh, non mi sembra male. Temevo peggio. Mimma è stata bravissima. Allora, ci vediamo domani all'aeroporto alle 15. Hai già preso i biglietti per Parigi? Dico che parto perché ho bisogno di distrarmi. Il male incurabile? No, per il momento non dico niente. Loro poi sono più contenti se sto male. Lo trovano più adatto alla mia età. Ciao, ciao Cucador. Ciao, ciao. Scasso, furto, furto. Avete aumentato la tazzina di caffè a 700 lire. Ehi, di fretta, me lo faccio in ufficio, me lo faccio. Ehi, da un chilo di caffè riesco a tirarne fuori 200-210 tazzine. Ora, se un chilo di caffè costa 18.000 lire, diviso 210, abbiamo 85 lire, 85 lire più 5 lire di zucchero, 5 lire di zucchero, abbiamo 90 lire a tazzina. Mi prendo 3 caffè al giorno e sono 90 per 3, 270. Quindi in effetti vado a risparmiare la bellezza di 1830 lire che moltiplicato per 30, 1830 moltiplicato 30 fa 54.900 lire. Furto lo scasso, furto, furto. E Mari, e Mari, nel gabinetto si è fulminata la lampadina di centro. Cambiala, ma non la buttare. Me la metti insieme alle altre nel cassetto di sotto. Commissario, dentro da voi ci sta quello che abbiamo fermato stanotte. Perché? O pazzo, quello di via Nardones. Dice che vi vuole parlare. Furto. Furto scasso, furto scasso, furto. Commissario, sono Alfonso Caputo, vi dovrei parlare. Che mi parlate a fare? Voi prima fate tutto quel casino e poi vi lamentate. Accomodatevi, accomodatevi. Insomma, come si sono svolti questi fatti? Dunque, commissario, prima di dirvi come si sono svolti i fatti, io vi vorrei far conoscere prima l'antefatto. Commissario, io l'anno scorso, il 31 dicembre, stavo inguaiato. Non tenevo nemmeno una lira per festeggiare l'ultimo dell'anno. Commissario, ma mi state sentendo? Vi sento. Sì. Vedete sto cappuccetto? Questo? Questo mo pare una fessaria, Ebbene, io con questo coperchietto riesco a consumare la matita fino all'ultimo centimetro. Parlate, vi sento, però abbiate pazienza. Veniamo al dunque. Sì, vi stavo dicendo, commissario, che io stavo proprio rovinato, commissario. Stavo rovinato il 31 dicembre, mi servivano 100.000 lire. Riesco pure a fare la punta. Commissario? No, dicevo, a me mi servivano 100.000 lire, avete capito? Sì. Allora non so se ci avete fatto caso. Commissario? Non so se ci avete fatto caso che l'uomo più sta inguaiato nella vita e più diventa sensibile. Sensibile. Io quel 31 dicembre non tenevo nemmeno gli occhi per piangere. Dovevo provvedere al cenone e ai fuochi d'artificio. Proprio quella mattina i bambini mi avevano pregato, papà i bot, papà un discorso dei bot, papà i bot. E che dovevo fare? Mi servivano 100.000 lire. Il primo tentativo lo feci con Peppo Criminale.
Mamma mia, quanto è bello sto maratone, guarda qua. E questo non è niente. Aspettate un momento. Vedete, qui prima si accende l'aureola, poi vedete questa miccia? Scende lungo il corpo di Maradona e arriva sotto la scarpa. E qui viene il bello, parte un razzo azzurro. E raggiunge il palazzo di Rimbetto, dove voi, con l'aiuto di un amico, precedentemente avete piazzato questa porta di calcio. Appena il razzo colpisce questa porta di calcio, voi prendete questa peretta e premete, ed esce la scritta GO, 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 GO. E quanto costa questa meraviglia? Me lo chiedete perché dovete comprare o per semplice curiosità? Veramente uno sfizio, tanto per saperla. Giovino, io tengo che fa, ma facete perdere di... Scusate. Tranciate pazienza, ditemi piuttosto di che cosa avete bisogno. Mi servirebbero una decina di tofu col fischio, a quanto me ne mettete? Tofu semplice o bitonato? Semplice. 500 lire e il fischio è garantito. È una multipla a 10 botte. Giovino, voi dovete comprare o mi dovete fare un'intervista? Veramente... Ho capito. Voi avete problemi economici. Momentanei. Allora permettetemi un consiglio. Oggi a Napoli, sotto le 200.000 lire, non siete nessuno. Non vi conviene nemmeno cominciare a sparare, rischiate di fare una brutta figura nel quartiere. Invece, con 50.000 lire, vi comprate una botta unica. Eccola qua. Modello Hiroshima. Praticamente una bomba atomica. E state sicure che domani nel quartiere si parlerà solo di voi. A proposito, voi come vi chiamate? Alfonso. Ecco, domani nel quartiere si dirà: e vista Alfonso, ha sparato una botta che è una cannonata. Questa non è una botta normale, è una botta che si sente da Capo Posillipo a Poggio Reale. A me per questo mi chiamano criminale. Veramente io avrei bisogno di un atto di fiducia. Che io non vi posso dare. Casino mi appiccico con papà. Ma papà non è morto? Sì. Ma prima di morire mi disse: Peppi, statta accorta a Fonzo. Ah, prima di morire ha pensato a me? Sì, mi disse così. I fuochi e i crediti vanno tutti in fuoco. Ragion per cui fatta papà in contanti. I contanti? È una parola. Il problema, caro Alfonsino, è proprio quello dei contanti. Vanno fuendo. A noi ci hanno rovinato i cinesi con la vendita sotto costo. C'è una concorrenza sleale. Una volta, quando era vivo nonno, tenevamo 6 stanze, Alfonso 6, accessori, 24 dipendenti. Guarda qua come si è ridotto, andano a buco con 3 scorte che faticano alla dritta. E tutto questo con i ricci capo di mezzombinari hanno un momento nato. E mica per i fuochi. Io mestiere lo sto, saremmo pure predisposti. Caso un bambinario da mezzo di ribbe, Alfonso sta un guaio di ribbe. Ma che è successo? Che è successo che i cinesi hanno abbassato i prezzi, perché quelli non pagano l'assicurazione, capito? Non pagano l'IVA, non pagano i contributi, non pagano i marchetti, i pullman, gli aerei, i bolle, i diesel, i super diesel, i buste, i fogli, i francobolli, non pagano niente i cinesi. Sono accusati assai che se ne muoiono i cinesi, ce ne stanno 1 miliardo a disposizione, capito? E ci vanno in culo a me e a te. Pure i cinesi. È permesso? Avanti! Posso andare? Avanti! E Pio, ti ho portato la polvere nera che ti mi avevi ordinato. Ci ho messo 2 kg di nitrato di potassio e 200 g di zucchero. Tutta roba sicura. State buone, Pasqua. Come ti dicevo, Alfonsi, stiamo in guerra con la Cina. Sì, vabbè, ma Pio, si tratta di una fesseria, insomma, una sciocchezza. Si tratta di 100.000 lire. Che io non ti posso prestare, per mille motivi. Innanzitutto, perché non ne tengo. E poi perché sto in guerra con la Cina, te l'ho detto. Piuttosto tu, perché non vai da tuo fratello? Si vede che non lo conosci bene, mio fratello. Lo conosco. E so anche il fatto della mezz'ora. Che poi, detto tra di noi, non mi sembra una cosa così terribile. Ah, tu la fai nei. Sì, e qua ti sbagli. Perché l'ho fatta altre volte la mezz'ora. E ti assicuro che è terribile. E allora fa un'altra cosa, stammi a sentire. Vada Don Attilio. Vedrai che chi le 100.000 lire darà. 100.000 lire? È una parola.
E come vuoi, figlio mio bene, che ti posso prestare 100.000 lire? Una volta sì, quando avevo un negozio a 3 porte al Corso Garibaldi, allora sì che te le potevo prestare le 100.000 lire. Ma mo, come faccio io? Guarda tu stesso come sono ridotto. In un mastrillo come questo la gente non vuole neppure entrare. Oggi il cliente è abituato ai grandi magazzini, al supermarket, a passeggiare coi carrelli. Ecco a dindaro e faccio passeggiare. Un attimo, si tratterebbe di un prestito a breve scadenza, massimo una settimana. Alfonsino mio bello, beati chi mi presta a me 100.000 lire. Oh, ma tu perché non ti rivolgi a tuo fratello? Quello ti vuole tanto bene, lo sai. Lui le 100.000 lire te le regala. Ma voi lo sapete quello da me che pretende? E cadda essere, si tratta solo di mezz'ora. Tu fa così, io. Stringi i denti e aspetta. A mezz'ora passa e ti si fatti 100.000 lire. Chi è? È tuo fratello, vuole 100.000 lire. I ragazzi ci sono? Sì, sì. Patrizia e Deborah stanno dentro e Gigin sta giocando al pallone. Vallo a chiamare. A proposito, dopo, chiama pure le signorine Canessa, il ragioniere De Luca e Concetta. Concetta? Pure Concetta? Pure Concetta. E quante volte ti devo dire che più gente siamo e meglio riesce? Sì, sì, va bene. Immediatamente che è venuto zio Alfonso. Mamma, nata voto con zio Alfonso, isto you can. Va bene, si tratta solo di mezz'ora, belle mamma, Sali sopra e poi torni un'altra volta a giocare. Con permesso? Prego, buonasera. Noi abbiamo portato con noi anche la signora anziana. Siccome che ha sentito parlare sempre della mezz'ora, ma non ha mai assistito, e allora... E avete fatto bene, accomodatevi in prima fila che fra poco si incomincia. Buonasera. Mi raccomando, Alfonsino, noi facciamo il tifo per voi. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti. Oh, caro ragioniere. Ragioniere. Grazie. Signor, gli tengo che fa? È stata zitta e mietta dall'adrede, Anna. Dunque, sono le 4:20. Siamo pronti? Via. Signore e signori, questo è mio fratello Alfonso, è venuto da me perché ha bisogno di 100.000 lire. Eccole qua. Queste sono le 100.000 lire e io le metto qua sul tavolo a sua disposizione. 15 anni fa, nostro padre, che Dio l'abbia in gloria, ci lasciò in eredità 2 terreni, a Soccavo. Allora, a quell'epoca, la zona non era valutata, però io dissi a mio fratello... Alfonsi, non te lo vendere questo terreno, perché questo terreno fra poco diventerà suolo edificatorio. È solo un imbecille se lo venderebbe. E lui invece che ha fatto? Che ha fatto? Me lo sono venduto. E allora che cosa sei? Un imbecille. No, devi dire sono un imbecille. Sono un imbecille. Povero. E andiamo avanti. Con la vendita di Soccavo, mio fratello ricavò 36 milioni. Oggi, a 15 anni di distanza, non ha più una lira. La prima cosa che si comprò con i soldi di Soccavo fu un abbonamento al Calcio Napoli. Domanda, che tipo di abbonamento si fece? Curva? Distinti? Tribuna. Tribuna numerata, vuoi dire? È uno che è un disoccupato e si compra una tribuna numerata. È o non è un imbecille? Lo è. Quindi tu che cosa sei? Sono un imbecille. Poi si comprò una 124 Spider. Se non era Spider, non era buona. Poi, tra una cosa e l'altra, nel giro di 3 anni, si mangiai tutti i 36 milioni. Ma non basta. Io gli avevo procurato pure un posto di fattorino nell'osservatorio astronomico di Capodimonte, dove c'era il professor Carotenuto, il direttore dell'osservatorio, grande amico mio, che lo aveva preso pure a benvolere, né quello che fa. Vai, dimissioni. Zitti voi, lo deve dire lui.
né quello che fa. Do le dimissioni. Sapete cosa mi disse? E cum, gli tenga 124 spider, pozza fa mai un fatturin. Come se a 124 spider fosse nutita di studia. Allora io mi domando e dico, uno, che si perde un posto fisso statale di fattorina all'osservatorio astronomico di Capodimonte per una 124 spider. È o non è? Tre volte, imbecille. Per cui io chiedo adesso ufficialmente a mio fratello, Alfonso Caputo, che cosa sei tu? Alfonso Caputo, che cosa sei tu? Lo sapevi che non ce l'avrebbe fatta? Oggi era troppo nervoso. E perché ti servono 100.000 lire? Perché oggi è il 31 dicembre. E a te chi te l'ha detto che oggi è il 31 dicembre? Forse voi volete scherzare sempre. Oggi non solo è il 31 dicembre, ma è una giornata che impone certi doveri. Alfonso, ti devo dare una brutta notizia. Che? Non solo non esiste il 31 dicembre, ma non esiste nessun giorno del calendario per il quale tu puoi dire questo è il 31 dicembre. Sarebbe più corretto dire che è sempre il 32 dicembre. Il 32 dicembre, professor, perché voi state chiuso qua dentro, facete una passeggiata a Porta Capuana, vedete se è o non è il 31 dicembre. Vedete una frenesia in giro, la gente che compra botte, champagne, capito? Buttano milioni come se fosse acqua fresca. Che ora è, Alfonso? Sono le 7. A Napoli. A Napoli. Napoli sta qua, va? Dove sta? La vedi, ce la fai? Ah, là è. È qua. Ecco qua. E questo è Calcutta. A Calcutta. Qua sta Calcutta. In questo momento a Calcutta è mezzanotte. Ah. Allora io ti chiedo, se tu ti trovassi a Calcutta, festeggeresti la mezzanotte di Calcutta o aspetteresti la mezzanotte di Napoli? Aspetterei la mezzanotte di Napoli. Perché secondo te la mezzanotte di Napoli è più mezzanotte della mezzanotte di Calcutta? No, ma per sparare i fuochi insieme agli amici, va. Alfo, a parte il fatto che la contemporaneità non esiste, se per assurdo tu ti mettessi a volare intorno alla Terra, in senso contrario al movimento della Terra e con la stessa velocità, ti rendi conto che sarebbe sempre mezzanotte? Ah, tu fermeresti il momento. Ho capito, si fermerebbero gli orologi. No, sei tu che fermeresti l'istante. L'istante diventa coincidente con l'eternità. Perché, caro Alfonso, il problema è, non esiste il tempo. Ho capito, questo problema mio è una sola. I 100.000 lire. Lascia stare i 100.000 lire, vieni adesso a me. Alfo, qua è tutta una convenzione. Tu festeggi il 31 dicembre perché sei nato cristiano. Fossi nato musulmano, tu festeggeresti il 28 febbraio. Se tu fossi nato copto. Copto. Tu festeggeresti il 18 agosto. Se fossi nato maronita. Maronita. Tu festeggeresti il 30 settembre. Vabbè, ma ci sarà un giorno che segna la fine dell'anno? Eh no, e questo è il bello. Guarda qua, va. Sai che cos'è questo? No. Questo è un ammasso stellare, M728. Questa qua. Se tu ti trovassi qui in mezzo, nella M728, Alfo, tu non sapresti che giorno è, che ora è e che anno è. Hai capito? Poi tutto questo per non parlare del secondo virgola 75. Secondo virgola 75. Che stiamo fatto? 4 secondo virgola 75. Gregorio XIII, quando riformò il calendario nel 1582, incaricò della cosa un astronomo, si chiamava Luigi Lilio. Se non che questo Luigi Lilio si innamorò di una cameriera di Ferrara. Oh. E uno tra i due si sa così. Insomma, Luigi Lilio si confuse e sbagliò i calcoli di un secondo virgola 75. Ora, accumulandosi sempre questo secondo virgola 75 tutti i giorni, moltiplicando un secondo virgola 75 per 365 e per 405, noi abbiamo totalizzato un errore di 3 giorni. Ragione per cui oggi non è il 31 dicembre, ma è il 28 dicembre. Ah sì? E tu tieni ancora 3 giorni di tempo per fare 100.000 lire. Oh, buona fine e buon principio, Narfò. A me quello che mi preoccupa è la fine. Ma perché? Qualcosa non va? Che da già lì. Oggi è l'ultimo dell'anno, non sono stato capace di fare 100.000 lire per accattare 2 botte ai bambini. Capisco che sono nato disoccupato, ma è possibile che in tutta Napoli non ho trovato chi mi presti 100.000 lire? E beh, a me è proprio questo tipo di vittimismo che mi dà fastidio. Perché tutti quanti noi siamo nati disoccupati. Tutti quanti siamo nati disoccupati. Si nasce disoccupati, però dopo ci siamo dati da fare. Più di come mi sono dato da fare io stamattina. Questo tipo di napoletano che mi dà fastidio a me. E sapete qual è il giorno in cui mi vergogno di essere napoletano? No, qual è? Proprio al principio, il 2 gennaio. Perché il 2 gennaio esce il Corriere della Sera e puntualmente mette un titolo su 5 colonne in cui sta scritto:
a Napoli per i fuochi artificiali a notte di Capodanno, 3 morti e 300 feriti. Vabbè, ma non sempre, sempre però. Se no, 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 sempre, sempre. No. E io la mattina, quando leggo il giornale, mi vergogno certe volte di essere napoletano, perché noi abbiamo 2000 anni di storia. Noi abbiamo nomi come Benedetto Croce, per dirne uno, no? Giordano Bruno, Jacopo Sannazzaro, Sannazzaro con una Z, perché scrivono tutti quanti con due Z, una Z. Ma voi lo sapete, in tutto il mondo, quanti popoli sparano? Ci sono 3 popoli che sparano. Il popolo cinese, il popolo messicano e il popolo napoletano. Però con questa differenza, che il cinese, un cinese spara per un cinese solo, il messicano spara per un messicano, invece il napoletano spara per 3 cinesi, 3 messicani e per 12 napoletani, più uno che è lui che spara, no? Vabbè, ma non sempre però. Voi sparate per tutto l'anno. No, io non sparo per... No, 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 ma gli altri sparano. La Madonna Assunta. Che è la Madonna Assunta? Il giorno della Madonna Assunta cominciano la mattina alle 5 e finiscono a mezzanotte, perché lì passano i vaporetti. A Massa Lubrense, per esempio, hanno tutti i vaporetti che passano, vanno sotto il porto e fanno il saluto alla Madonna. Tutù! E la Madonna, pa! Spara. Spara, la Madonna. I figli della Madonna, i figli della Madonna sparano. Allora potete immaginare a Ferragosto quanti vaporetti vanno e vengono e sentite quante sparatorie fanno. Sì, ho capito. Il maggiore Patton. Chi è il maggiore? Il maggiore Patton è un frate soldato che ha fatto la guerra proprio da quelle parti, è sbarcato a Salerno. Ha affrontato impavido la mitraglia tedesca. E beh, quando sta là, il giorno della Madonna Assunta, alle 5 di mattina, pum, sente i botti e comincia, somma dal letto e grida, help me, help me. Okay. Tanto che io sto alla stanza a fianco, no? Sempre alla stessa pensione. Io credevo che la moglie si chiamasse help me, no? Invece no. No, invece la moglie si chiama Rebecca. Ah, help me, in inglese, si vuol dire aiutatevi, aiuto. Allora io ho detto a maggiore Patton, ho detto maggiore, ma please, you, why? Why? No, sì, no, why vuol dire perché, non c'entra niente di why napoletano. Why, you always come back in Sorrento, sì, always, sempre, perché venite sempre a fare vacanze a Sorrento? Dico io, perché non me ne state in Cornovaglia? No, invece lui può venire a Sorrento perché, e lui ha detto così, a me la paura mi fa piacere, perché lui è inglese, questi, loro ce l'hanno queste cose. Che mi stavate dicendo voi prima? No, stavamo dicendo, dico, che si sparano i fuochi per festeggiare, hai capito? Festeggiare, ma che volete festeggiare? Voi siete disoccupati e volete festeggiare. Volete festeggiare e date questo esempio ai vostri figli. Ma che c'entra? Io stavo dicendo questo, volevo dire che si spara per protesta, avete capito? Siccome lassù ci sta qualcuno che non ci sente bene, allora più rumore si fa e meglio è. Ma capito? Lassù dove? A Milano? No, no, a Milano, in cielo, là, in cielo. Ah, in cielo? Hai duro d'orecchio, adesso poi diciamo che il Padre Eterno è sordo. No, non è sordo, ma è distratto. Giovane, permettete la parola. Voi marita farà cortesia, guardate quanto è bella sta creatura, guardate. Botta pure king size, 5.000 lire ovviezze, trinca tra a casa fino a un giovane, accattata vera, giovane, venite in casa, un momento. Giovane, vedete 20 vite. Padre, se le vede bambini. No, se ne stai niente. Gesù, Gesù. Ma non mi mettete vergogna?
Aspetta! Quale botto? Quale botto? Basta con questa inciviltà! Ma niente botto, ma lo sai chi sparano le botte? Noi, i cinesi e i messicani. Poi esce il Corriere della Sera e ci critica pure Benedetto Croce. Cosa sta accadendo? Due litri di latte e un pacco di biscotti. Papà, stellatelle, papà, stellatelle. Ma quale stellatelle? Ormai sei grande, sei un uomo. E hai stellatelle ancora. E ambrinda tu mamma, venite. Ci sta niente a mangiare. Veramente aspettavamo a te. Casomai ci avesse portato qualcosa. Non ho portato niente. Stasera è una serata come tutte le altre. E tieni due rate. E facciano poche brore caldo. Cammina, cammina. Però papà, tu l'avevi promesso. Niente, io non ho promesso niente. E la festa? Ma quale festa? Quale festa? In questa casa non si festeggia niente. Non c'è niente da festeggiare, hai capito? Tuo padre è disoccupato, non ci sono soldi. Ma stanotte è l'ultimo dell'anno. E nemmeno questo è sicuro. E allora perché tutti quanti sparano e botte? Perché si sono sbagliati a fare i conti. Oggi non si sa nemmeno che giorno è. E poi basta con questi discorsi. Io mi sono scocciato. Io me la caccucca. Ma come, Alfò? E non aspetti la mezzanotte? Ma quale mezzanotte? Ma quale mezzanotte? Ma perché tu mi puoi dire con precisione quando è mezzanotte? Fai conto di stare a Calcutta. Di buon augurio. No. I baci non costano niente. Però a te i baci costano. E stanotte non me lo posso permettere. Sono un fallito. Ehi, che esagerazione. Ma sei un fallito perché non tieni i soldi per sparare. Praticamente sì. Questa è una multipla a 6 botte. L'anno scorso costava 2.000 lire. Oggi il criminale ne voleva 3. Voglio vedere dove vuole arrivare questo. Questo è il ragioniere d'Alessandro. Ha fatto un'altra volta la barriera di fuoco a 3 livelli. Io poi vorrei sapere tutti questi soldi a questi che gli arriva. Quello lavora al comune, al reparto cimitero. Se no guadagno 1.000.000 al mese. E poi dica al cimitero che si può rubare i morti. Se si pensa che ogni bengale costa 3.000 lire, ne mette 20 per figlio, 3 per 2, 6, 6 per 3, 18. Sono 180.000 lire. Cosa da pazzi. Questi sono i tracker del questore, li riconosco. Roba di scarto, 300 lire a pezzi comprata alla pesca. Quello che mi meraviglia è che non senti il farmacista. Quelle che lavora alla USL, là sì che potrebbe rubare. Praticamente dovrebbe sparare più di tutti. Mamma!
Ma questa deve essere la bomba atomica che va a parlare del criminale stasera. Va a sparare Carmine Anzalone. E quello con quello che guadagna i ferramenti si può permettere questo ed altro. Sentosi, colpo ha scatenato l'offensiva. Anzalone ribatto colpo su colpo. Il questore sentì in buon ordine. Poi entra in campo pure il farmacista, sì, con due ferrazze scassarecchie. Quello poi copro con l'artigliere pesante, trick track a doppia testata nucleare, parotta. Anzalone risponde con la pioggia infuocata, botta e contrabotta a mitraglia. Parotta, chi sta sì che so fuoco, che bellezza. Bello, guarda, guarda. Fatto giù un coppa a questa bella maronna che appena fai i soldi andava tante che non fu, andava puttana. Ieri ho fatto i soldi, ieri ho sparato. Nel cuore della notte. Nel cuore della notte, a mezzanotte come vuole la tradizione. La tradizione del 12 gennaio. E io sono musulmano, festeggio la fine dell'anno il 12 gennaio. Caputo, se avete intenzione di scherzare, vi accontento subito e vi mando a fare i festeggiamenti dall'inizio dell'anno a Poggio Reale, va bene? Mi sta scusando, io volevo dire che ci sono delle religioni che festeggiano la fine dell'anno in un'altra data, avete capito no, qual è? Io vi manderei in galera solamente perché vi piacciono i fuochi d'artificio. A me? Io i fuochi d'artificio non li posso soffrire. Ma neanche io, commissario, chi lo sei creatore, papà i bot, avete capito qual è la questione? Da quando sono aumentato, poi non me ne dica e non me ne cura. Come costano? E sapete che faccio? Mi conservo tutte le lampadine fulminate e all'ultimo dell'anno le butto da sopra a basso. Tanto la botta la fanno lo stesso. Lampadine. E che le fanno una bella botta. Vabbè, ma viene una botta scivolina. Sì, l'ha detto, non ci credete. Ma vi faccio vedere, guardate se vi dico bugie. Guardate che bella lampadina. Ma bella, veramente. È fulminata questa. Fa botta però. Sì, vabbè, ma non è la stessa cosa, scusate. Come se... E poi a me non mi pare un reato così grave a picciare due fuochi d'artificio. Ma questo lo dite voi, qua il codice penale parla molto chiaro. Penale, addirittura penale. Oh, mamma mia. Qua vi faccio vedere. Ma oh, Gesù. Guardate qua. Ecco fatto, 655, radunata sediziosa. No, io radunata non ho... No, hai ragione, scusate, 703, ecco qua. Chiunque, senza la licenza dell'autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via, o in direzione di essa, spara armi da fuoco, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme. Che innalza? Aerostati con fiamme in mezzo. Io non ho alzato nessuna. Sì, ma la legge deve prevedere tutti i casi possibili. Ah, ecco la legge. E qui c'è il caso vostro. Eccolo qua. C'è proprio il caso mio. Il caso vostro qua. O accende fuochi d'artificio, è punito con l'ammenda fino a lire 240.000 e con l'arresto fino a un mese. Oh, scusate, commissario, non per togliere merito al libro, insomma, questa cosa, il codice che avete letto voi. Ma mi pare un'esagerazione, mi sa che si è appicciato un palazzo, va? D'accordo. Allora lo capirei, dice, tu hai appicciato un palazzo, sì, e aveva 240.000 lire, insomma, io, vai. Io non posso non tenere conto di una segnalazione precisa che mi è stata fatta. Non ho capito. Chi è stato? Questo non me lo posso dire. È stato il farmacista, quel Giuda Iscariota. Non è stato il farmacista. Allora è stato Anzalone. Non è stato Anzalone. D'Alessandro. Che trovo comune, la quella che lavora al cimitero. Come non è stato da Alessandro. Chi le sapendo è morto. No, signore, non è stato lui. Sentite, lo volete sapere? Lo dico bello, chiaro, così vi mettete l'anima in pace. Ecco qua, è stato il questore Caradonna in persona, va bene? Proprio il questore? Quello abita proprio vicino a voi e purtroppo siete stati sfortunati. Che già fa? Scusate, commissario, quell'articolo che avete letto prima, che mi avete... 703. Dice che è permesso sparare i fuochi il 31 dicembre. No, signore, la legge non prevede eccezioni. E allora anche io faccio una denuncia. Una denuncia? Sì. Contro il mio vicino di casa, signor Caradonna, di professione questore. Come? Denunciato questo? Voglio denunciare questo. Che il 31 dicembre, ultimo scorso, in via Nardons e lungo la direzione di essa, ha sparato una ventina di fetentissimi track da 200 lire l'uno, svegliando di soprassalto a me, a mia moglie e ai miei figli, nel cuore della notte. Vabbè, capo, abbiamo capito tutte cose. Leviamo tutto da mezzo. Vediamo. Lo vedete il verbale? Sì. Facciamo conto che oggi è il 32 dicembre. Vedete? Questo è del questore. Ecco fatto. Però ricordatevi che siete stati diffidati.